nostro Nicolas qualche mese fa ha recensito il Blackview P2, uno smartphone dotato di un rapporto qualità-prezzo davvero buono, spiccando per la presenza di una sorprendente batteria da ben 6000 mAh che non aveva deluso le attese. Quest'oggi poniamo la nostra attenzione su quello che dovrebbe essere considerato il fratello minore, ovvero il Blackview P2 Lite, dotato della medesima batteria. Ma per sapere se anche in questo caso Blackview abbia colpito nel segno, non mi resta che seguire la nostra recensione completa. Partiamo subito dalla dotazione di vendita classica targata Blackview, ovvero una scatola bianca abbastanza voluminosa al cui interno sono riposti un caricatore da parete con uscita fino a 9V e 2A, un cavo USB Type-C, le consuete cuffie in-ear, una pellicola in plastica a protezione dello schermo, un adattatore per la tecnologia OTG, una cover morbida in TPU, la breve manualistica in diverse lingue e la spilletta per lo slot SIM. Ebbene sì, questo smartphone non possiede nessuna scocca rimovibile, presentando un corpo in metallo interrotto solo dalle due bande in plastica per le antenne. Le dimensioni ed il peso si fanno sentire non poco nel quotidiano, con i propri 230 grammi circa che alla lunga possono stancare. Posteriormente la scocca trattiene parecchie ditate, pur non essendo particolarmente scivolosa. Nella parte alta poi sono presenti il microfono, la fotocamera coadiuvata da singolo flash LED e poco più in basso il lettore di impronte. Quest'ultimo tra l'altro non è veloce ma molto preciso, sbloccando lo smartphone 9 volte su 10. Sul lato destro sono presenti il tasto power leggermente zigrinato ed il bilanciere del volume, entrambi con una corsa molto breve che non ho per nulla apprezzato. Il frame sinistro presenta il vano per la doppia nano SIM o alternativamente per una nano SIM ed una micro SD. Superiormente trova spazio il foro per il jack da 3.5 mm, mentre in basso troviamo lo speaker, la porta USB di tipo C ed il microfono principale. Il vetro protettivo posto frontalmente presenta una curvatura 2.5D e sembra che sia stato trattato molto poco dal punto di vista oleofobico, in quanto trattiene tantissime impronte. In basso vi sono i tre tasti soft touch, home, back e multitasking non retroilluminati. Nella parte superiore invece troviamo la fotocamera frontale, i sensori di prossimità e luminosità, la capsula auricolare ed un LED di notifica. Lo schermo posto centralmente è un'unità di matrice IPS da 5.5 pollici di diagonale con risoluzione Full HD. Gli angoli di visuale sono buoni, così come la resa cromatica, offrendo colori non troppo saturi e neri poco profondi, tendenti al grigio già ad esigue angolazioni. Nonostante la scarsa oleofobicità, in esterna non ho avuto difficoltà ad interagire con lo smartphone, grazie anche ad un sensore di luminosità non fulmineo ma efficiente, soprattutto sotto la luce diretta del sole. Il pannello touchscreen è abbastanza buono in quasi tutte le occasioni, mostrandosi leggermente legnoso durante le fasi di scrittura più concitate, perdendo qualche tocco di troppo e mostrando una scarsa precisione. Come era prevedibile, l'hardware è stato ridimensionato rispetto alla versione standard del P2, montando una CPU meno potente ed una RAM ridotta. Infatti su questo terminale troviamo un SoC MediaTek MT6753, un octa-core con clock massimo ad 1.3 GHz e ben 3 GB di RAM a fronte dei 4 GB montati sul P2. Questo comunque non sembra inficiarne più di tanto le prestazioni, riuscendo a mantenere aperte in background un numero più che sufficiente di applicazioni. La memoria interna poi si attesta sui 32 GB espandibili tramite microSD fino a 64 GB. Il comparto gaming è guidato da una Mali-T 720 che svolge egregiamente il proprio lavoro. Su Real Racing 3 offre un framerate basso e qualche micro lag di troppo, ma è comunque valida per sessioni di gioco meno impegnative, con titoli soprattutto meno impegnativi. Sul Blackview P2 Lite troviamo Android Nougat 7.0, con patch di sicurezza aggiornate al 5 maggio 2017. Come su P2, anche in questo caso troviamo lo stesso tipo di personalizzazione software, sia a livello di grafica che a livello di interfaccia. Le icone di sistema, con l'aggiunta di qualche app più conosciuta come Facebook e Twitter, presentano questo tipo di design di discutibile bellezza. Il drawer delle applicazioni è assente ed il tema visto nella home si ripresenta nella tendina dei toggle e nel menu impostazioni. I tasti soft touch in questo caso possono essere riprogrammati, permettendoci di effettuare alcune azioni molto comode nel quotidiano, come quella che permette di bloccare lo schermo a seguito di una pressione prolungata sul tasto home. Potremo inoltre attivare il live display che tarerà automaticamente lo schermo su range cromatici differenti, a seconda dell'orario. In generale la fluidità e l'affidabilità di questo dispositivo
Non mi hanno soddisfatto. Il primo problema è relativo al crash che di tanto in tanto affligge diverse app e nello specifico la user interface, intimandoci di chiuderla. Ed in secondo luogo il sistema è troppo lento in alcune fasi, anche quelle più banali. Ad esempio l'arrivo di una notifica sullo smartphone avviene spesso con qualche istante di ritardo, seppur la vibrazione sia già scattata. Ma per cancellare questo avviso dalla tendina talvolta bisogna attendere anche 2 secondi prima che l'animazione si concluda. Insomma, lentamente è la parola d'ordine per poter maneggiare questo device, perché spesso bisogna uniformarsi ai suoi tempi ed imparare ad avere un po' più di pazienza. Il sensore fotografico posteriore è un Samsung non meglio identificato da 13 megapixel con apertura f1.8. Di giorno gli scatti sono discreti a livello di luminosità ma ben poco dettagliati, denotando anche un leggero rumore fotografico di fondo. L'HDR è utile nei momenti più critici, illuminando a dovere l'intera scena e non mostrandosi mai troppo invasivo. In notturna la qualità generale scende sensibilmente ed il sensore in molte occasioni fatica a mettere ottimamente a fuoco. Gravi problemi si riscontrano con il singolo flash LED che restituisce scatti sovraesposti e parecchio ingialliti. Anteriormente troviamo invece un sensore da 8 megapixel che svolge egregiamente il proprio lavoro, potendo anch'esso avvalersi della funzione HDR. Registrazione video in full HD dal sensore posteriore da 13 megapixel, un sensore Samsung del Blackview P2 Lite. È un sensore però non meglio identificato, in questo momento stiamo testando la stabilizzazione. Proviamo anche ad andare a fare una macro. È necessario tappare sullo schermo per mettere ottimamente a fuoco. Proviamo anche a fare un controluce per vedere come si adatta ai cambiamenti di luminosità repentini. Andiamo a fare anche uno zoom digitale fino a 4x. A livello di connettività, questo smartphone è dotato di un modulo Wi-Fi 802.11 BGN dalla buona copertura e dalle prestazioni sufficienti, così come anche Bluetooth 4.0 che è rimasto costantemente connesso ad una Mi Band 2. È presente la banda 20 per l'LTE e con Fastweb sono sempre riuscito a sfruttare il 4G senza nessun calo di rete. Il GPS ha qualche difficoltà nel fix iniziale, ma durante la navigazione è stato abbastanza preciso ed affidabile. Questo P2 Lite inoltre supporta l'OTG con la possibilità di sfruttare la propria batteria per caricare anche altri device. La qualità audio non è migliore di quella di altri terminali presenti nella sua fascia di mercato. Tutte le tonalità basse sono assolutamente assenti in favore delle frequenze medio-alte con un volume dello speaker abbastanza elevato. Gli auricolari in dotazione sono di pessima qualità, ma utilizzandone un paio di terze parti è possibile gestire la situazione per mezzo di Audio FX, un'interessante app che permette di personalizzare vari profili audio in base al tipo di brano o video che stiamo ascoltando. Come io stesso ho potuto verificare, tutto ciò funziona anche con speaker Bluetooth collegati direttamente con lo smartphone. Buono anche l'audio in capsula, potendo godere di piacevoli conversazioni esenti da particolari problemi. Ma veniamo al punto cruciale di questo P2 Lite, ovvero la batteria. Su questo device è montata un'unità da 6000 mAh al pari di quella montata sul vecchio P2. Le prestazioni in questo caso deludono molto le attese, perché anche in una giornata stress non ho superato mai le 6 ore e mezza di schermo attivo su circa 13 di utilizzo totali. Inoltre la percentuale della batteria sembra essere tarata male, perché si nota una grossa disparità fra il consumo nella prima metà, che è davvero molto lento, e quello registrato nel secondo 50%, che risulta essere più veloce. Nelle battute finali posso affermare con certezza che Blackview con il P2 Lite non si è riuscita a colpire nel segno. Sono troppi problemi registrati sia a livello hardware che software per poterlo promuovere nella sua fascia di mercato di circa 130 euro. Ma anche per questa recensione è tutto ed io come sempre vi invito a mettere un bel like al video qualora vi fosse piaciuto e a condividerlo. Ricordo poi che in descrizione è possibile trovare la recensione testuale dove vengono approfonditi tutti i temi che abbiamo trattato in questo video relativi al Blackview P2 Lite. Noi ci rivediamo alla prossima, un saluto da Luca per gizchina.it.